Salve ragazzi, allora, mi menti nazzi. Oggi vi vorrei parlare di una cosa che da un paio di giorni mi passa per la mente e che nessuno ne parla di questa cosa. Anche se penso che tu, Marcello, questa cosa l'avrai sicuramente pensata. Ma è un caso che dopo il rinnovo del nostro mister Allegri, tutti vogliono andare via. Dani Alves praticamente è già andato, addirittura recensione consensuale. Non capisco perché la Juve non cerca di fare almeno un po' di cassa, di farsi dare qualche soldo. Non capisco perché la recessione consensuale. Comunque, Alessandro, a come sembra, vuole andare via, anche se sembra che forse sta cosa che va via Alessandro, la Juve ci pensa un attimo, perché già stiamo smantellando la parte destra, perché anche Cuadrado, quando sembra sarà ceduto, è in lista di partenza, è stato messo sul mercato, quindi la Juve forse farà di tutto per speriamo farà di tutto per trattenere Alessandro, aumentandogli l'ingaggio, e speriamo che il ragazzo si convinca. Però a me questo dubbio mi resta. Vuoi vedere che il nostro grande mister Cagon, rinnovato addirittura fino al 2020-21, neanche non mi ricordo. E chi più chi meno vuole andare via. Dani Alves, Alessandro, Bonucci, secondo me, per fortuna Bonucci si sente juventino davvero dentro, c'ha la maglia cucita sulla pelle, per questo non, io spero che non vada mai via, perché se no sarebbe già andato via, se fosse stato, se non si sentisse davvero juventino, con la J maiuscola. Io mi sono fatto questa idea che dopo il rinnovo, addirittura il rinnovo di più anni, perché Alessandro, i brasiliani sono dei calciatori, gli devi dare, devi fare un calcio offensivo, non dare brasiliano troppo tattica, troppo compiti difensivi, perché il brasiliano ti saluta. E secondo me Dani Alves questa cosa l'ha notata, in effetti ha avuto davvero grandi problemi all'inizio ad ambientarsi. Questa cosa, io ho anche una leggera paura che anche Dybala non rimarrà molto, perché raga, Dybala ormai fa il centrocampista. Andate a guardare la finale di Cardiff. Dybala, che è un calciatore, era abituato a giocare attaccanti, era addirittura una prima punta quando è arrivato l'Argentina, anche nel Palermo faceva la prima punta, l'ha fatto diventare un centrocampista praticamente. Poi vi faccio notare quei rumors che sono usciti che quello che sarebbe successo a Cardiff all'intervallo, gli spifferi, non si sa se è vero, che Bonucci avrebbe detto a Allegri fai cambio con Barzagli, Cuadrado di qua e di là. Non so se è vera sta cosa, io anche non ci credo, devo essere sincero, non credo sta cosa, però logica sarebbe, perché mister, dobbiamo vincere, metti Cuadrado, andiamo offensiva, andiamo ad attaccare subito. Cioè tu mister vedi Mandžukić che sta male, caviglia gonfia, Pjanić che sta, perché non li fai questi, perché non metti subito Cuadrado, non lo so, boh. Perché lui prima pensa a difendersi, ha lasciato Barzagli. E così, fino alla fine, sempre comunque, forza di vento, ditemi la vostra.